la storia si evolve nel tempo. E per comprenderla dobbiamo essere in grado di stabilire la successione degli avvenimenti, cioè la loro distanza da noi. La cronologia è una scienza ausiliaria della storia, che riporta al nostro calendario e agli anni della nostra era, le date di eventi espresse altrimenti. La Bibbia non ci fornisce nessuna data assoluta, e la sua cronologia è soltanto una cronologia relativa, poiché finisce in un punto distante centinaia di anni dalla nostra era. Nell'antichità non fu mai adottato un sistema uniforme di computo cronologico. Gli avvenimenti, negli annali delle singole nazioni, venivano datati sulla base degli anni di regno del sovrano in carica, e spesso senza alcun riferimento ad altri regnanti, o avvenimenti contemporanei, o antecedenti. Anche i calendari in uso presso i vari popoli differivano, sia perché basati su cicli astronomici diversi, lunari, solari, lunisolari, sia perché avevano il capodanno in momenti differenti, primavera o autunno. Risultati molto precisi, nel computo cronologico, si possono ottenere soltanto laddove, in un documento d'epoca, un avvenimento astronomico, sia stato datato in base agli anni di regno di un monarca contemporaneo. Le date confermate astronomicamente possono convertire una cronologia relativa in una cronologia assoluta e precisamente in un sistema di date riportate al nostro calendario. Una cronologia assoluta è una cronologia fondata su date fissate astronomicamente, in contrasto con la cronologia relativa la quale ci informa soltanto a riguardo della lunghezza di certi intervalli di tempo, scrisse Otto Neugebauer. I sincronismi tra i regni di Giuda e quelli di Babilonia ed Egitto permettono di armonizzare la cronologia biblica relativa con le contemporanee cronologie di altre nazioni. Questi collegamenti, databili astronomicamente, ci permettono di fornire date assolute alla cronologia biblica. La grande quantità di documenti databili, diari astronomici, testi commerciali, cronache, liste reali, iscrizioni reali, eccetera, provenienti dagli scavi archeologici, ci permettono di calcolare la cronologia babilonese con assoluta precisione. Tutte queste fonti storiche smascherano l'errore storico-cronologico della società Torre di Guardia. Se le fonti archeologiche della storia secolare smentiscono la cronologia a cui sono legate le nostre credenze dottrinali, ciò non indica necessariamente che la storia si oppone alla verità biblica. Sarebbe un grosso errore scartare le fonti storiche che non sono in armonia con il nostro modo di pensare. Se amiamo la verità dobbiamo chiederci: è la storia in errore o il mio modo di interpretare la Bibbia? Dobbiamo esaminare con cura le testimonianze storiche del passato, poiché solo così possiamo avere conferme e certezze sul giusto modo di interpretare la profezia biblica. Se siete stati in contatto con i testimoni di Geova o per qualche tempo avete studiato la Bibbia con loro, vi sarete certamente resi conto che il 1914 acquista un posto di assoluto rilievo in ogni pubblicazione della società Torre di Guardia. Questa data viene continuamente sbandierata come l'inconfutabile prova che i testimoni di Geova comprendono correttamente le profezie bibliche e il loro adempimento. La data del 1914 è errata, poiché parte da un presupposto storico sbagliato, cioè il 607 a.C., anno a cui attribuiscono la distruzione di Gerusalemme da parte dei babilonesi. Avvenuta, invece, nel 587 a.C. La loro tesi è sbagliata, principalmente perché pretendono di risolvere, mediante la teologia, una questione che è di pertinenza della storia e della scienza. In ogni caso, essi fondano la loro cronologia, denominata cronologia biblica, su una base storica e archeologica, ovvero, su un documento cuneiforme, che riporta la data di un'eclisse lunare, scartando quasi tutto il materiale reperito dagli archeologi riguardo al periodo neobabilonese. Questo loro modo di procedere è confuso, contraddittorio e non ha niente di biblico, contrariamente a quanto essi affermano.